cioè perché ti sei vestito da aviere? Per la zona, sostanzialmente, siccome si era ipotizzato, insomma, siccome lì avevamo visto in giro a volte qualcheduno che andava all'aeroporto vestito in una certa maniera, per non dare nell'occhio, ci si è un po' travestiti in quella maniera lì, e poi sostanzialmente era solo l'impermeabile che aveva un po' di mostrine sopra per passare, diciamo sì, un po' inosservati, di non essere persone che potevano attirare l'occhio, ecco. Tu mi hai detto tanto tempo fa che la mitraglietta, la M12, si inceppò. Sì. Quanti colpi sparasti? Uno. Tu solo uno? Sì. Con quale? Con l'M12? Sì, con l'M12. E chi colpisti? Questo non te lo so dire, insomma, perché teoricamente posso aver colpito qualcuno, però non, come dire, non siamo sicuri, insomma, nel senso che non abbiamo fatto una perizia balistica nel merito, insomma. È possibile che il mio colpo abbia colpito qualcuno, insomma, però non, e in questo caso qua, se ha colpito qualcuno è il maresciallo, Leonardo, insomma, però non, ripeto, non siamo sicuri, insomma. Anche perché il mio obiettivo doveva essere l'altro, invece, quindi non sicuro. Un colpo e poi si è inceppato subito, poi ho cercato di sbloccare, ma non sono riuscito e nel frattempo era finito tutto, insomma. Però tu mi avevi detto un po' di tempo fa che avevi poi usato la pistola. Ok. No, io no, gli altri hanno usato la pistola. I 49 colpi sono stati sparati da una sola arma. Ecco. Possibile, vabbè. Ma non era la tua. No, no, in più non c'è nessun mitra che ha 49 colpi in caricatore, insomma. Quello che No. so io è che tutti i mitra si sono inceppati, però mentre i due compagni sulla scorta avevano poi anche usato le pistole, il Morucci riuscì a sbloccare la sua e a terminare l'operazione, insomma. Io non riuscii a sbloccare il mio e quindi continuai l'operazione prelevando il Moro e mettendolo nell'altra macchina. Senti, Raf, c'è una cosa che non capisco. Se dalle perizie, almeno dal materiale che ho letto, risulta che c'è un'arma che sparò ben 49 volte, ok? Era in mano a uno che evidentemente era esperto. Ma tu lo conoscevi questo o no? Ripeto, non esiste nessun mitra che ha 49 colpi. Un caricatore da 30, da 40 massimo. E non credo che neanche che ci avevamo i caricatori da 40 perché sono molto lunghi e quindi avevo dato fastidio, insomma. Cioè, quindi questo dato che ho letto che è sbagliato, perché io ho letto che una sola arma sparò ben 49 dei circa 100 colpi che furono esplosi in via Fani. Sì, nel senso che mi sembra una notizia così buttata lì, insomma. Buttata lì. Ed è buttata lì anche il fatto che tu insieme a Moretti prendessi il presidente Moro, perché non lo facessi con Moretti, ma mi hai detto con. C'era Valerio con Valerio, poi vabbè, si avvicinò anche Mario. Adesso nelle situazioni così concitate non. Ma chi è che lo prese dall'auto? Tu? Io in particolare, poi non so, sicuramente anche perché lui era sostanzialmente uscito con le sue gambe, insomma. E quindi non è che come dire, è servito prenderlo di peso, insomma, capisci? Adesso non so, è chiaro che i compagni che erano lì, in particolare Mario, e Bruno si era avvicinato con la macchina, penso che, e poi c'era Valerio, abbiamo preso il Moro, l'abbiamo messo in macchina, insomma. Però ripeto, lui si è mosso con le sue gambe. Quando siete andati via da Via Fani, no? Con Moro, su quale macchina l'avete portato poi? E Un 132. che strada avete fatto dopo? Avevamo preparato una via di fuga, ovviamente l'avevano preparata i romani, avevamo fatto un pezzo di strada che adesso non so i nomi, insomma, non so se era la Camilloccia o cos'altro. Poi siamo entrati in una strada dove
diciamo così, privata, insomma, nel senso che c'era una catena, un lucchetto che era stato preventivamente aperto, insomma, quindi abbiamo attraversato queste case interne, ci siamo portati in zona dove dovevamo fare il cambio. Ripeto, però proprio su Roma so molto poco, insomma. Siamo arrivati dove avevamo progettato il cambio, che c'era il furgoncino, ho lasciato Moro e poi io sono andato via, perché il resto dell'operazione era in mano agli altri compagni. Quindi tu ti sei sganciato in quel momento dal comando, cioè se... Se quando abbiamo consegnato Moro a chi doveva portarlo alla base? E a chi l'avete consegnato? E beh, adesso non mi ricordo, più di sicuro c'era Prospero e poi non so, Mario, e quelli che conoscevano poi il posto dove dovevo andare, insomma. Poi non so se c'è stato ancora un ulteriore cambio, ma non credo, insomma. E tu poi quindi sei andato via da Roma? Sì, ho preso il pullman, il treno e sono partito. E sei tornato a Torino. Ho capito. Ascolta, invece sulla moto che c'erano Peppo e Peppa, dal materiale che io ho trovato, dalle notizie che ho trovato su internet, sembra che ci fossero questi due che non erano previsti, però che passavano di là. Ma io ripeto, dalla moto io non so, né io né tutti i compagni sappiamo assolutamente nulla, insomma, non ci risulta, insomma. Perché c'era uno in motorino, un ingegnere, che disse: due in moto mi hanno sparato addosso. Bisogna chiedere all'ingegnere, nel senso che noi non c'eravamo. E Raffaele, vabbè, va. Ma non sto scherzando, nel senso che è vero, nel senso che non. Proprio non. Quindi io scrivo: la moto non l'ho vista. Ma no, ma non è proprio. Non, a noi non ci appartiene per niente. Io non so chi sono, se ci stava questa moto, chi erano e chi non erano, insomma. Del comando non facevano parte, dell'organizzazione non facevano parte, quindi non so assolutamente nulla della moto. E nessuno di noi sa qualcosa della moto. Abbiamo avuto modo di parlarne e di. Quindi non facevano parte del vostro comando, però ti faccio una domanda. Tu una moto lì l'hai vista passare? No, No. ma insomma, non so se hai idea di quello che è successo In quel casino tu non avresti visto neanche un carro armato? in quei 4 secondi là, insomma. C'erano dei compagni che così che so, uno sulla strada, la compagna era sulla strada, quella che faceva incrocio con Via Pani, che bloccava nel caso ci fossero state delle macchine, però io, ripeto, neanche lei, che stava lì, tra virgolette, a tenere sotto controllo quella zona lì, ha mai parlato di una moto, insomma, ammesso e non concesso che la mia moto sia passata, perché ma anche se fosse passata una moto, uno non si fa caso, perché se uno se ne va per i fatti suoi, però non. Posso, allora, tu mi hai detto l'altra volta che Andreotti no, perché era blindato, perché c'era la scorta, perché era difficile. Io ti avevo detto che erano tutti papabili grossi personaggi della Fanfani. Guardia di Finanza. Per noi andavano bene qualsiasi personaggio. Però avete sbagliato perché avete preso proprio quello che voleva il compromesso storico. Ma da quel punto di vista là no, perché noi eravamo contro il compromesso storico, insomma, Ah. se per questo, insomma. Nel senso che per noi il problema era l'attacco al partito regime, che era la Democrazia Cristiana, e quindi i personaggi più importanti di quel partito erano tutti obiettivi possibili. No, perché io pensavo che il compromesso storico invece avesse disturbato più di tutti Andreotti. Non lo so, boh, ho avuto sempre questa. No, 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 questo al massimo, poi, ecco, da capo i giornalisti la menano sul fatto che gli americani non Esatto. erano d'accordo, però ripeto, queste sono. Beh, involontariamente avete fatto un favore ad Andreotti e agli Ma non è americani. mica vero, ma nel senso che, come ti dicevo l'altra volta, in un universo come quello di oggi, qualsiasi cosa fai un favore a qualcuno e uno sfavore all'altro, insomma. Tu mi hai detto che se avessero liberato quei due compagni malati in carcere,
probabilmente noi l'avremmo rilasciato, mi hai detto questo, ti ricordi? Cioè, Sì, no, no. quindi loro proprio non hanno voluto Moro Beh, vivo. questo, però questo è, si entra in un'altra sfera, che sono le contraddizioni che aveva la Democrazia Cristiana, le contraddizioni con il Partito Comunista, probabilmente a livello internazionale, quindi non hanno avuto la forza di aggredire quella battaglia in quella maniera là, secondo il mio punto di vista. Bisogna sentire il loro punto di vista, perché probabilmente hanno ritenuto che anche un piccolo gesto di qualche tipo poteva essere una forma di debolezza da parte loro che non andava presa in considerazione, insomma, nei vari equilibri che c'erano da tutte le parti. Tant'è vero che il PSI si era mosso invece su un altro tipo di direzione, anche lì non l'hanno preso in considerazione, insomma. Però non, ripeto, questo qua sono ipotesi che possiamo fare noi, io, quali sono le vere ragioni, bisogna sentire chi ha preso queste scelte qua, insomma, capisci? Perché io posso pensare che fosse così, però. Beh, questo qui ha visto quei due in moto che sparavano addosso, che gli sparavano addosso, quindi voglio dire, due in moto c'erano, spara. Ma ripeto, nel senso che secondo me ci sono anche tante persone che puntano a farsi belli su molte situazioni. No, questo gli hanno sparato Ascolta, addosso, cioè gli hanno sparato addosso. Raffi, l'unica cosa reale che non hanno fatto neanche le perizie balistiche sulle armi. Che sono state usate in Japan, quindi i famosi 49 colpi, 100, 150, mi fanno venire da ridere. Quando gli è capitato a loro che siamo stati arrestati noi e via discorrendo, e quindi le armi che sono state usate in Japan sono state sequestrate dai poliziotti e carabinieri, sembra che non le hanno mai trovate.